non ci piace mai raccontare di bene o di cattivo perché siamo stati in un luogo e dobbiamo per forza parlarne bene. Non a caso non faremmo quello che facciamo con il nostro amico dei borghi europei del gusto e di tante altre avventure di tutto e di più. Però oggi abbiamo avuto qui veramente una grande sorpresa, perché tu non ti devi arrabbiare, Roberto, però non sempre noi eravamo così certi di avere degli ingressi di piatti assolutamente originali, con una buona presenza importante del territorio, pressoché predominante, però nello stesso tempo con una capacità di non fare solo della tradizione, ma di sapere trovare delle combinazioni magnifiche. Devo dire che tu giustamente hai detto che la cucina in questo senso giovanile, ma ti segue molto. Sì, mi segue molto, è una bella squadra, sono ragazzi giovani, hanno passione e voglia di innovazione, però c'è sempre un po' la mia mano, che è quello della presenza un po' della tradizione, per cui il valorizzare il prodotto stagionale, il prodotto della zona, il pescato del giorno. Allora, la prima che abbiamo mangiato è esattamente stata questa, dico bene. Sì. Allora, nulla togliendo agli altri piatti, nella maniera più totale, anche perché la nostra Anna e Daniela, vorrei chiarire che la nomination è solo in ordine alfabetico, perché se no voi sapete con le donne succede l'ira di Dio, donne poi del vino e di gastronomia, perché ovviamente una nel vino, l'altro in prodotti della terra di grande livello. Ci ha colpito enormemente perché la combinazione di materie prime così diverse fra di loro, ma amalgamate magnificamente. Guardatevi il piatto, non a caso che tiene il primo piatto, l'antipasto riscaldato nella maniera giusta e non in piatti solamente da un punto di vista modaiolo scenografici, è stato eccellente. Questo io l'ho trovato rispetto a tutto il resto che ho mangiato dopo, compresi i gamberi di laguna, che naturalmente questa cosa con il morlacco, è vero Anna, cioè, ci ha meravigliato a tutti quanti in proposito. Anche a me. Anche a te, questo è bellissimo, è già perché abbiamo saputo che i suoi giovani chef, o uno dei suoi giovani chef, gli era proposto come preassaggio, messo sopra una foglia di radicchio e assaggiato in una provocazione bellissima. Oh, su questo devo dire, quindi abbiamo vissuto dei piatti di grande interpretazione, però dobbiamo sempre la capacità da parte di Giorgio, non a caso, di intuire quasi sulla pelle in maniera epidermica dove ci sono dei racconti che ci possono appassionare ed emozionare. Naturalmente in tutto questo siamo stati accompagnati da dei cioè loro sono giovanissimi, abbiamo detto che il presidente non ne possiamo parlare, non c'è il presidente ma noi non ne parliamo, è giovanissimo, abbiamo già avuto una indicazione che si sposerà a giugno, ma le depressioni possono avvenire a tutti. Ma al di là di questo, noi invece con il nostro enologo e abbiamo vissuto vari vini. Oh, ne hanno 31, però ci hanno promesso che nella realtà punteranno maggiormente su alcuni. Battute a parte, voglio dire, io devo dire che per esempio l'ultimo che ho bevuto, che è stato, ricordiamo, il Sauvignon, esattamente, non casualmente, perché vuol dire che il palato era già stato abituato a tutto quello che abbiamo degustato, mangiato e bevuto prima, per cui se il Sauvignon ha lasciato un'impronta, una traccia, questo è un dato di fatto. Per cui rispetto a ciò devo dire che sono sufficienti, migliorerete sicuramente, voglio dire, cioè, siete giovani in questo senso. C'è sempre tempo di migliorare, e anzi bisogna migliorare, però il mondo dell'enologia, come tutto il mondo, è sempre in evoluzione. Hai ragione, e anche questo. Noi cerchiamo di andare avanti di pari passo. Ci mancherebbe, è vero. È una cooperativa, mi hanno promesso che ci saranno anche delle donne in cooperativa, perché adesso abbiamo avuto una sensazione che la quota rossa, la quota rossa l'hanno lasciata a caso oppure le hanno ammazzate. Oh, vorrei chiarire una cosa,
voi vedete questo locale, in alcune immagini li vedrete, e quello che mi ha fatto sorridere è questa divisione fra parte ristorazione e l'osteria, un'osteria dove ci sono dei vini superbi, una parte di arredamento, di design, Giorgio, eccezionale. Se non fosse per la porta a vento che si apre e si chiude, potrebbe essere la stessa cosa. No, adesso battute a parte, è una giusta divisione. Quello è come se fosse un approccio, un ingresso già stuzzicante rispetto a quello che si trova qui. Ma in effetti è stata un po' la nostra intenzione, quello di un po' dare la possibilità al nostro cliente di scegliere i due locali, da una parte il locale un pochettino più intimo, dall'altra parte un locale un po' più soft, per cui le due tipologie anche di arredamento, due cose completamente separate. Magnifico. Oh, ricordiamo qui, Giorgio, faremo qui grandi eventi, dico bene, su erbe spontanee, non a caso su asparago, in proposito, e altre importanti occasioni. Anche perché non solo sono bravi, ma diciamo che le ricognizioni sul territorio non ci hanno particolarmente esaltato, quindi si va per differenza, va bene, cioè per differenza di qualità. No, Roberto, non arrabbiarti, è vero, cioè voglio dire, no, mi fa piacere, a me piacerebbe frequentare altri posti, ma diciamo così che le frequentazioni che abbiamo avuto non sono state di nostro gradimento, e voi sapete che questo è un progetto in cui non sono i politici a scegliere, non ci sono telefonate che orientano le nostre scelte, ma siamo noi che divinamente possiamo sbagliare, va bene, possiamo sbagliare, come si diceva prima, il gusto è nostro, ma raramente ci sbagliamo quando incontriamo ciofeche, quando troviamo prodotti che non vanno bene, ragazzi, quando diciamo che non va bene vuol dire che proprio siamo al limite anche della sufficienza, insomma. L'altro aspetto importante, dopo questi primi 2-3 mesi, ricordo sommessamente che abbiamo già fatto più di 10 trasmissioni su questo territorio, va bene, che non sono poche, e non abbiamo chiesto quasi nulla di soldi, qualcosa per i materiali didattici, quindi siamo anche portatori di iniziative sane, che non fregano i soldi alle aziende come tante iniziative pubblicitarie fatte da loschi figuri della comunicazione, lo dico con grande orgoglio, questo, va bene. Le prime distribuzioni di materiali didattici a scuole sono già state fatte ancora tra novembre e dicembre, va bene. Ed è anche questa una moralizzazione di questo settore, dove si sparano cifre che non si capisce bene per cosa. Noi abbiamo garantito Sky, la 9 e va bene, i tre canali YouTube nostri di trasmissione. Il giudizio su questi primi mesi è sicuramente positivo per la disponibilità che le aziende ci hanno dato, grandi e meno grandi, però di solito piccole, quasi tutte piccole, questa è la nostra vocazione. Abbiamo provato anche a aprire il dialogo con le grandi aziende, prima a microfoni spenti ho fatto qualche anche battutaccia, no, su qualcuno. Dio mio, io con tutti gli sforzi che posso fare, tenendo presente anche le opportunità politiche del territorio, credo che non se ne possa più, insomma, non si può più far finta. Quando uno fa schifo, insomma. E noi giornalisti dobbiamo trovare il coraggio, magari non di scriverlo, ecco, però quello che ci contraddistingue non è la polemica astiosa per cui usciamo con articoli e lo diciamo in televisione, semplicemente non lo diciamo. Cioè evitiamo, non facciamo polemiche, non vogliamo rovinare il territorio, però se qualcuno mi chiede perché quell'azienda non è messa dentro, io faccio un sorriso e dico non ho avuto occasione, non mi interessa, però voglio dire c'è modo e modo di essere anche negativi, la nostra negatività sta nel fatto di non parlarne, semplicemente di non fare polemiche. Allora io invece nel salutare ricordo una cosa. Quando eravamo con Gino Veronelli in ristoranti, in tanti luoghi diversi d'Italia, e Gino Veronelli rispettava moltissimo, come era giusto fare, il lavoro degli chef, come peraltro dei vignaioli, ma degli chef perché ricordava quanto fosse faticoso comunque stare in una cucina. Ogni tanto a dei colleghi giornalisti bisognerebbe invitarli a stare ancora più faticoso 10 giorni. I consumatori che dopo magari mangiano male, certo, quelli che mangiano male. Ma stare 10 giorni in una cucina, vi rendete conto? Allora, quando c'era qualche cosa che non ci entusiasmava, ci guardavamo, che fossimo noi due da soli o con altre care persone insieme, e dicevamo di un piatto è interessante, che era un gesto simpatico, per non dire ancora ampi margini di miglioramento. Ampi margini di miglioramento, ed è vero. Noi qui abbiamo goduto bene, non c'è niente, avete capito bene che tanto non c'è mercimonia, perché qua praticamente di soldi non ne abbiamo, per nostra fortuna. No, per nostra fortuna ci abbiamo Anna e Daniela, sempre in ordine alfabetico della situazione, che ci hanno ridestato magnificamente, visto che non c'è altra opportunità.
Allora, io sono veramente rimasto colpito, però lo si capisce già da fuori, vedendo, e anche il mio bicchiere di acqua è intonso, però già ho visto la tua scelta sull'acqua, nulla togliendo a tante altre acque minerali. Voi sapete che non ho un grande rapporto con l'acqua di particolare amore, al di là di ciò, però si intuisce nelle tue scelte, nelle scelte che fate, è stata una grande e bella occasione. Ecco perché ci ritorniamo, naturalmente avremo le nostre signore presenti, però nulla togliendo, cioè si arricchirà, voglio dire, c'è anche un servizio. Spero che ce ne siano anche di più. Ecco, appunto, no, era una giusta annotazione perché non si perdesse il modo con cui siamo riconosciuti. Un grande evviva, mi aspetto ancora delle belle novità, va bene? Sicuramente. Evviva a voi. Oh, qui ci abbiamo pure l'altra metà del cielo, Renato, dico bene. Sì. Renato, che piatto abbiamo? Qui abbiamo una gallinella scottata, viene servita su una crema di lenticchie con un cappuccio croccante, e abbiamo della culaccia croccante anche questa. Ho capito. Piatto d'Ardescia, dico bene? Sì. Mi sono preparato per prima. Mortale, certo. Va bene, evviva ovviamente. Con questo piatto abbiniamo un Sauvignon, sempre prodotto dalla nostra azienda. Questo Sauvignon fa una maturazione in acciaio per 4-5 mesi, poi viene messo in bottiglia. Durante la maturazione viene lasciato in un ambiente di riduzione per preservarne i profumi. Semplicissimo, spaghetto con gli zottoli. Qua andiamo a valorizzare un prodotto di nicchia del nostro mercato di Caorle. È un piatto semplicissimo: gli zottoli, aglio, olio, peperoncino e due pomodori da terino per dargli un po' di dolcezza. L'abbinamento è un Traminer di pianura. È un vino che deve pulire il palato da un gusto forte come quello degli zottoli. Allora, questo vino viene sempre dai nostri soci produttori, è un vino aromatico con una buona sapidità e una buona acidità, con una produzione intorno ai 100-120 quintali ad ettaro. Questo vino rispecchia un po' anche il nostro territorio, anche se non è proprio un autoctono. Perché è un Traminer di pianura. Qua i ragazzi in cucina mi hanno un po' stupito, devo essere sincero. È un abbinamento un po' particolare, i gamberi di laguna fritti, per cui un richiamo alla tradizione, servita su una crema di morlacco e condito con un po' di radicchietto di campo. Un abbinamento un po' azzardato, ma molto equilibrato. Continuiamo con il vino, sempre con lo Chardonnay della Cantina della Salute. Col cucchiaio? Allora, questo è uno Chardonnay prodotto dalla nostra cantina. Uno Chardonnay a 13 gradi, fa un piccolo affinamento in botte di un paio di mesi a fine fermentazione, poi un ulteriore affinamento in acciaio e alla fine viene messo in bottiglia. Questo è uno Chardonnay del 2016. Allora, raccontiamo che piatto abbiamo. Sì. Allora, qui abbiamo proposto un filetto di triglia di scoglio in una versione un po' estiva. Ma è un piatto caldo. Abbiamo fatto l'abbinamento con la ricotta, abbiamo fatto un sandwich con la ricotta dentro, servito su una crema fatta con i capperi, le olive disidratate e un pane fatto a pomodoro. L'abbinamento del vino che abbiamo proposto per questo piatto è uno Chardonnay della cantina La Salute. Mi sa che non